Io mi chiamo Maurizio Tanfani, sono oramai in pensione da 11 anni. Tutta la mia vita sono stato nel cinema, ho fatto l'aiuto regista, ho fatto il co-regista quando abbiamo messo su una compagnia insieme con un altro amico, Bruno Mattei, che purtroppo anche lui non c'è più. E noi con i soldi di un film facevamo due film. Al periodo del film Un Dio chiamato Dorian, ero alle mie ultime esperienze come agente cinematografico, perché dopo aver fatto tutta una serie di film con Comencini, Citto Maselli, eccetera, mi hanno chiamato questi della William Morris che rappresentavano i grandi attori italiani, tipo Mastroianni, la Loren, in America Clint Eastwood, Steve McQueen, Candice Bergen, Natalie Wood, eccetera. E ho fatto 4 anni dietro una scrivania, che non era la mia vita, purtroppo, perché io ero un uomo da set. Lasciata la William Morris perché è successo un misunderstanding, avendo io trovato un film per la Cardinale, Claudia, che era una mia amica dai tempi della Ragazza di Bube, altro film in cui io ho fatto l'aiuto per Luigi Comencini, è uno dei miei maestri che anche lui purtroppo è scomparso da poco. Ho avuto un'esperienza di qualche mese con Gino Malerba. Gino Malerba era stato il coreografo di Cleopatra. E aveva sposato Margaret Lee, che negli anni 60 era una delle più belle donne che esistesse nel cinema italiano. Un bel giorno capita nell'ufficio di Malerba perché voleva fare il cast Massimo Dallamano e Malerba gli racconta, dice, guarda che questo mio collaboratore è uno che faceva l'aiuto regista, parla 4 lingue e quindi se ti serve, e Massimo Dallamano ha detto, ah, perfetto, io non ce l'ho, l'aiuto. E andiamo. Allora, ci siamo messi d'accordo, siamo partiti, siamo andati a Londra 6 settimane, adesso per ritornare al film. Quindi lei non lo conosceva dalla mano prima di questa esperienza? Assolutamente no. Dopo un'ora che ci parlavo, ci siamo trovati in sintonia. Massimo era un uomo estremamente buono, però molto burbero all'apparenza. Era uno di poche parole, però poi aveva una grande umanità e una grande sensibilità, sia come regista che come direttore della fotografia, perché lui era stato un direttore della fotografia, era uno che sapeva inquadrare, e tant'è vero che in macchina stava lui aveva un direttore della fotografia che gli piazzava le luci, eccetera, però in macchina, dentro l'occhio L'inquadratura la faceva dell'inquadratura, la lui. faceva lui. Lui era uno che si sposava come carattere molto con l'ambiguità del personaggio Dorian Gray, cioè con Helmut Berger. Tant'è vero che andavano molto d'accordo. Lui era un po' morboso su tutti gli aspetti, anche i rapporti con le donne, gli uomini che cercavano di contrastarlo, magari se lui cercava di conquistare una donna, qualsiasi, li vedeva di male, nel senso, perché aveva questo carattere molto chiuso e forse era addirittura un po', aveva qualche cosa di cromosomi, diciamo, uguali a quelli di Helmut. Le mie funzioni di aiuto regista era alzarmi prima di tutti, andare alla sala trucco, controllare che tutti gli attori venissero truccati, Convocati in tempo, convocati arrivati in col tempo, e c'era trucco. uno che aveva bisogno di parecchio trucco ed era Herbert Lom. Che E origine ha? aveva bisogno di 2 ore, 2 ore di trucco perché aveva un'imperfezione qui al naso, non so se era una cosa temporanea o meno, e gli dovevano fare sto naso dritto, quindi il truccatore gli metteva tutta una patina per fargli venire il naso dritto. Il grosso problema, se mi ricordo bene, questa è una cosa però non ve la do per certa, la difficoltà è stata quella di fare i vari ritratti, perché non si trovava un pittore o un artista o quello che sia che facesse il ritratto di Dorian Gray, cioè somigliante a Helmut Berger, perché lui aveva fatto, mi ricordo, avevano fatto il ritratto, ma mancava la faccia. Per
perché non sapevano quale attore prendere. Finalmente, quando hanno preso Helmut Berg, hanno messo la faccia di Helmut Berg. Ho saputo che è stato Dalla Mano che ha voluto Helmut Berg, perché gli avevano proposto i produttori italiani, gli avevano proposto due o tre nomi e lui ha detto: no, per fare questo personaggio ambiguo è meglio Helmut Berger. Lei non si ricorda qualcuno degli altri papabili per il ruolo al momento? Uno mi sembrava fosse Franco Nero, però non era adatto perché Franco Nero era il simbolo di Django. Noi dopo Londra, 6 settimane di Londra, siamo andati 2 settimane a Amburgo, ma abbiamo combinato poco perché i tedeschi non avevano capito che tipo di collaborazione noi chiedevamo a loro, era un service quello che Sì. credevano i tedeschi. Dopodiché siamo andati a Talamone a girare le scene di una festa dove c'era questa Beryl Cunningham, che era una La moglie ragazza di Piero di Vivarelli. Piero Vivarelli, e c'era anche Piero Vivarelli nel film che faceva l'attore. E poi c'era questa bellissima ragazza bionda, di cui non mi ricordo il nome, che era la fidanzata di Ibrahim Moussa, che all'epoca faceva, non ho capito se faceva l'agente, l'attore, il produttore, non so che Una cosa. specie di produttore, Sì, era una Ibrahim. specie di Adesso è produttore. diventato, adesso sta a Hollywood, non so, ho Sì. perso di vista tanti anni. Dopodiché siamo venuti a Roma, non mi ricordo, abbiamo creduto a Cinecittà, abbiamo fatto una settimana di interni, ma proprio era poca roba perché giravamo tutto dal vivo. La maggior parte l'abbiamo girata a Londra, di cui alcune scene addirittura nell'Hotel Normandy, che era l'albergo che ospitava tutta la troupe e di cui i proprietari erano disperati perché facevamo un inferno come italiani, chiaramente gli inglesi erano molto più cosa. Helmut era molto bravo, credo che si recitasse in inglese ed è ambiguo, era molto Ambiguo. ambiguo. Lui era, io devo dire, io mi ricordo una cosa, forse venendo dall'esperienza e dalla scuola di Luchino Visconti, Helmut era un attore straordinario. Proprio lui sa, era uno non sbagliava, sapeva la parte a memoria, non sbagliava una battuta. Se doveva ripetere una scena con un controcampo, rifaceva esattamente le stesse mosse, Fissava la fissava la battuta. battuta. Se faceva una mossa così e poi lo riprendevano controcampo, lui rifaceva la stessa mossa allo stesso momento in cui diceva la battuta. Certo. Era un attore straordinario perché con Luchino non si scherzava. E io mi ricordo che il costumista, che era un personaggio stranissimo, aveva preso una insana passione per Helmut Berger e cercava di superarmi nel mio lavoro. Quando io andavo dalla costumista, cioè c'era un cambio di scena, e lui diceva: no, no, ci penso io. E mi ricordo un paio di volte che lui girava col set con le mutande di Helmut Berger, una in una scena e una nell'altra scena, tutte e due in tasca che uscivano, e lui era tutto contento. Era Beh. una cosa buffissima, io mi divertivo come un matto, ma non potevo, perché era il cocco della produzione, questo qua. Io mi ricordo che Massimo si arrabbiò moltissimo una volta che aveva chiesto un certo numero di comparse e la produzione stava agli sgoccioli. E non gliel'hanno data, aveva chiesto, non so, 30 e gliene sono arrivate 7. Quindi Allora, quando si arrabbiava Massimo Dalla Mano era una furia, perché gli veniva fuori tutta la. Lui era uno molto teso, molto, molto, ripeto, introverso, sì, per cui tutta la rabbia che c'aveva dentro, la tensione del film, gli veniva fuori, faceva delle scene incredibili. Ma lei si ricorda se giravate le doppie versioni delle Ma io mi scene? ricordo che loro recitavano in inglese, Ma dico per le scene di sesso, la versione più castigata e quella più. ma erano sempre cose abbastanza, cioè diciamo non era un hard, No, non vero? nell'ambito dell'AM, ma comunque in doppia versione, che ne so, con la Sì, faceva mutanda e con la senza. mutanda e senza, però sempre stando attenti, per esempio io mi ricordo che nelle scene con queste donne che dovevano essere nude, cioè avevano sempre il triangolino di plastica qua davanti, il Sex. cache sex, cercavano di inquadrarle la parte sopra, il seno, questo non c'erano problemi.
e la versione si faceva col primo piano, vedevi questa fino qua, e se no la vedevi fino qui, nella Questo versione. Sì, intendevo questo io. questo, le doppie versioni le facevamo. Però in questo, se mi ricordo bene, Massimo era molto, era un po' troppo eccitato nel fare queste cose, perché essendo questo molto introverso, aveva forse dei problemi, aveva dei problemi forse con le donne. E lui girava queste scene, però aiutato moltissimo da questo costumista, Ah, ecco. che invece era scatenato: no, devi fare così, devi fare così. Era pratico sulla messa in scena Se sì, erotica, la diciamo. faccia era bravissimo questo qui. E poi Helmut doveva sempre inquadrare davanti, di sotto, di sopra, di dietro. Helmut non gli fregava assolutamente niente, girava nudo per il set, non aveva assolutamente nessun problema. Dorian Gray, versione moderna, come anche nel libro di Oscar Wilde, era un libertino. Si Si prestava. prestava, quindi Massimo penso che avesse cercato di impostare comunque il film come film dai risvolti molto erotici, nel senso, soprattutto per quel che riguardava la vita privata, le reazioni di Helmut, e Helmut era perfetto per questa cosa qua. Io poi ho fatto un altro film, 6 o 7 anni dopo, sempre a Londra, con un altro amico, anche questo non c'è più, che è Nini Rosati. Qua Nini Rosati era quello che faceva tutti i film con Maurizio Merli. E abbiamo fatto questo Delitto Perfetto che non è mai uscito perché la produzione è fallita 3 volte. Poi è uscito, in realtà questo film è uscito È però, uscito, però io con un so perché altro titolo. noi a un certo momento la produzione ci disse se Fermatevi. volevamo fare, cioè ci siamo fermati per 1 mese, 2 mesi e mancavano alcune scene. La parte di Gloria Guida, che mancavano una scena di Gloria Guida, abbiamo preso una controfigura inquadrata solo da dietro, con la parrucca uguale a lei, per farla sembrare lei, e perché non era stata pagata. Poi dopo la produzione, dopo 2 mesi, subentrò un altro gruppo e ci domandarono se era possibile che noi lavorassimo altre 2 o 3 settimane per finire il film senza essere pagati. Noi abbiamo accettato, anche perché cioè, poi dopo vediamo anche tutte le altre 4 settimane dell'inizio, dell'ultima pezzo dell'ultima parte del film, in cui non eravamo stati pagati. Dice, vediamo tutto insieme, cioè, non siamo stati pagati neanche alla fine delle 3 settimane, abbiamo fatto causa. Dopo un anno c'è stata una transazione, abbiamo preso i 2/3 ognuno di noi, tra cui anche il regista. Abbiamo girato al Marymount sulla via Nomentana, c'era Adolfo Celi, era un film grosso, Era era. uscito col titolo, mi pare, Alida Valli pure c'era. Indagine su un delitto È perfetto, Indagine su un giustamente. delitto perfetto. Io non l'ho mai visto. Devo pure Dunque, io ho recuperarlo. fatto l'aiuto a Silvio Amadio. Che film. Desideri d'estate, dunque c'era Sergio Leonardi, Massimo Bernardi, Manuela Kusterman, poi c'era Lallo Ferzetti che faceva la parte, e Rosemary Dexter, che era la passione di Silvio Amadio perché assomigliava a Anna Maria Pierangeli, mia carissima amica, anche le nostre famiglie erano amiche E siccome lui non riusciva a avere la Anna Maria Pierangeli, perché Almeno almeno c'aveva questa che somigliava. Rosmarie era una bella ragazza, non era un'attrice. invece l'altro che di cui parlava era Demofilo Era Fidani. Demofilo Fidani che faceva questi western girati in 7-8 giorni, 9 giorni, non pagava nessuno, gli dava proprio la diaria, e tutti i miei amici che avevano bisogno di soldi mi dicevano: guarda, io devo avere dei soldi per andare in vacanza. E io lo portavo da Demofilo, Demofilo diceva: bella faccia, io faccio fare una parte nei film. E la vacanza, bene o male, poi Veniva veniva fuori, fuori, sì. insomma. E lui aveva la figlia di Mila, la usava nei western, Simonetta, Simone Simone Blondello. Blondel, Simonetta Vitelli, che è stata la fidanzata di 2 miei cari amici, che sono i figli di Severino Gazzelloni, Raniero e Armando, prima con uno e poi con l'altro. Con Osvaldo Civirani io Dichiara l'invulnerabile. ho fatto Kinder in Verona con Mark Forrest. Sì. Mark Forrest stava seduto e dice: Mark, pronti per girare? Dice, give me 1 minute, dammi 1 minuto. Allora si cominciava a respirare e piano piano vedevi questo qui che diventava Hulk.
si gonfiava tutto quanto, a un certo momento diventava Mr. Muscolo, come era lui, tutto depilato. I'm ready. Stava così, non riusciva neanche a sapere, c'erano due pagnotte qui, due pagnotte, e entrava in scena, pessimo attore, poveretto, per carità, però era, faceva la sua figura. E l'antagonista era Dick Palmer, Mimmo Mimmo Palma, Palmaro. Mimmo Palmara. E la donna che poi regolarmente moriva, diceva, oh, ma mi fate morire tutti i film, Rosalba Neri. Non c'erano soldi, allora c'era Osvaldo Civirani, aveva chiesto 30 comparse, perché c'era una scena delle spadate di questi qua che si ammazzavano dentro un tempio, non mi ricordo. Però aveva chiesto 30, e non, però il produttore ha detto no, non ci stanno i soldi. Non mi ricordo se era Mondello, Luigi Mondello, una cosa, uno di questi produttori tremendi. Che... Allora ho detto come facciamo? Messo sul Allora, pezzo. no, no, lui faceva tutte le scene queste di grandi cose, con queste spade che rientravano dentro, con tutto sto sangue, con il truccatore che pompava in continuazione, sto sangue finto, c'era tutto rosso, Grandissimo. tutto quanto in primo piano. Allora uno ammazzava uno in primo piano, questo cascava, questo veniva sotto, se cambiava costume rientrava da dietro, Era un altro. era un altro. E sembrava una folla impressionante, girava tutto in primo piano. E questo era stata una mia idea, perché avevo visto il fotografo di scena che era un mio amico, mi ricordo se era Enrico Appetito, mi ricordo una cosa del genere. Mi diceva, senti, ma fai come faccio io in fotografia, quando non voglio far vedere l'antico romano che c'ha i calzini, gli faccio un primo piano, Sullo sullo stretto. stretto può succedere tutto. Allora questi si menavano, si davano le sgozzate, questi si spompavano in continuazione, questo morì, ah, grandi urla, e poi velocemente c'era il costumista con l'aiuto, con gli altri, si dava una mano, Si gli metteva rimetteva insieme. un'altra cosa, invece di fare l'egiziano faceva il romano, allora entrava tutto un primo piano stesso, sembrava una folla gigantesca. Erano 10. Erano 10, erano 10. Io ho fatto un paio di western, mi sembra uno con un coso, con un altro amico di Cialantini, con Antonio De Deffè. Con Antonio Steffen. Anthony Steffen, questo qui. E lui diceva sempre, ci sono troppe parole nel film, i western, bisogna sparare, più azione e meno Non parole. c'aveva tutti i Non torti. c'erano tutti gli altri. E infatti io gli ricordavo, cioè, tu c'hai ragione, perché John Ford, che io ho conosciuto tanti anni fa, quando sono andato una volta in America a trovare i miei ex colleghi della William Morris, e mi dicevano, guarda, ricordati una cosa, io ho fatto tanti western nella Monument Valley, quella su in Arizona, dice, i western sono tutti uguali, basta cambiare i cavalli. Un altro mio amico grandissimo, che anche lui poveretto se n'è andato, che non era un grande regista, era Sergio Bergonzelli. Una volta io avevo due mie amiche che avevano, una stava, erano tutte e due in crisi di contratti. E le ho date tutte e due a Sergio Bergonzelli, mi ricordo, a 4 milioni l'una, e una facevano una la figlia dell'altra, erano Anna Maria Pierangeli e Eleonora Rossi Draco, Nelle pieghe della nelle carne. pieghe della carne, girato a Pescara. La Pierangeli, che era disperata, stava a Roma, non lavorava perché la Metro Goldwyn-Mayer l'aveva cacciata via perché beveva. E perché non rispettava i contratti, arrivava tardi, e all'epoca erano in America, se sgarravi la prima volta ti perdonavano, la seconda ti cacciavano via, e aveva interrotto questo contratto favoloso che aveva, pigliava non so se 150 mila dollari a film, che era una cifra enorme, e lei è tornata in Italia e si è trovata senza lavoro, e poveretta. La mattina lei si svegliava e si beveva a stomaco vuoto una bottiglia di vermut chinato. Io me lo ricordo perché l'ho portata tante volte al dottore, poi era una mia amica, per cui veniva a casa mia, mio papà mi diceva sempre, ma questa poverina perché non gli trovi un film? Allora finalmente gli ho trovato il film di Bergonzelli. Non mi ricordo se Anna Maria faceva la figlia di Eleonora o Eleonora faceva la figlia di Anna Maria. Poi un bel giorno ho sentito le voci,
è tornata in America perché era convinta che la avesse chiamata James Dean, di cui lei era stata innamorata quando era giovane. Io dicevo, guarda, James Dean è morto più di 15 anni fa, 10 anni, è Probabile. improbabile. Dice, no, 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 è partita. Allora io ho telefonato ai miei vecchi colleghi della William Morris e ho detto, sentite, fatemi una cortesia, questa... Ormai il cervello non ci sta più. Non sta bene. Telefonate al vecchio marito, a Vic Damone, suo primo marito, che gli dia una mano. Allora, questo l'ha accolta e ha fatto praticamente la fine di Marilyn Monroe, cioè l'hanno trovata morta una mattina. Poi dopo è venuta in Italia, è stata tutta una cosa penosissima perché all'aeroporto c'era la madre, c'era Patrizia, la figlia più piccola, la sorella più piccola, e c'era Marisa Pavan con allora Jean-Pierre Aumont, il marito. Dopo, negli anni 70, io non ho più, ho smesso di fare, ho detto, io mi rifiuto di fare l'agente, di stare dietro una scrivania perché io voglio stare, mi diverte stare sul set. E ho conosciuto Gianni Grimaldi. Io ho avuto un periodo negli anni 70 e lavoravo solo con i Grimaldi. Loro facevano questi film così un po' è un caso di coscienza con Lando Buzzanca. E poi io nel 1980 ho fatto un film con Rino Di Silvestro. Lo sai che era un diavolo lui? Dunque Rino, è vivo ancora Sì, Rino? eh. Ah, che meraviglia! Mi piacerebbe rincontrarlo. Dunque Rino aveva sei dita Come sei dita? a ogni piede. Aveva sei dita, non cinque, sei. Aveva uno, due, Come? tre, quattro, cinque, sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. È un lupo Un mannaro, lupo mannaro. E viveva in un appartamento tutto nero. Pareti nere, tende nere, lenzuola nere, tutto nero. Cioè lui eh? Ah. era uno che faceva le sedute spiritiche, era un Ah, proprio ci ma crede. simpatico, pazzo, scatenato. Uno dei più simpatici. E facciamo questo film con Tuccio Musumeci a Catania, girata. Bello, Bello da vedere. sì, Sì. bello di mamma, bello di Bello di mamma, mamma, bello bello di di mamma, mamma, con sì. Carmen Scarpitta, Sì. poi c'era Philippe Leroy, Carol André e poi tutti gli attori della Stabile di Catania. Non credo abbia fatto neanche una lira. Io ho ancora le fotografie. È stato un film che il produttore Luigi Grosso di Catania voleva così avere una relazione, non so, ci voleva provare con Anna Kanakis. Il film era tutto girato era interni. Allora, girato a giugno e luglio a Catania, a Pesante. Acitrezza, in riva al mare, io andavo da Rino e dicevo, ma scusa una cosa, con sto sole, ma perché dobbiamo rinchiudere? C'hai ragione. Ma poi Tutti in mezzo agli scogli sui materassini, tutte le scene trasformate, ah, ecco. dialoghi da uno scoglio all'altro, con Carol André, con Philippe, tutta Catania, che naturalmente la troupe, il tam-tam, no? Stavano Partecipava. tutti partecipavano alla Monaca di Monza, la Fin Fine, no, sì, Tucci, che faceva il distributore, con Bruno Mattei, che tra l'altro pure lui è morto da poco, è morto un anno fa. Avevamo fatto, dopo abbiamo fatto, eravamo in tre, Bruno ogni tanto si dava malato, e le scene in cui non girava lui, Perché si dava malato? credo che questione di assicurazione, che Ah, così pagavano il doppio alla giornata, perché ah, se ok. produzioni era Walter Bigari e lì dove c'era la Nello Santi una volta, via lì vicino, come si chiama? Via di Novella, c'è questa produzione e abbiamo fatto questo film. Lui prende prendono questi soldi e troviamo questa attrice Zora Cherova, che era un pezzo di donna alta, 1,80 m, bellissima, che era l'amica di un produttore. Ci facciamo due conti e insieme con Bruno Mattei e un altro, che adesso fa il regista del conto suo, che è Claudio Fragasso, abbiamo girato due film, La Monaca di Monza e Inferno in un convento, con le monache della Monaca di Monza, con il velo lungo, quello antico, quello come andava una volta. Poi il vestito della monaca rimaneva uguale, gli mettevano la cuffietta, perché L'Inferno in un convento era un film Che moderno. però è uscito col titolo L'altro inferno. L'altro inferno, mi sembra, non lo so perché poi non ho.
un altro con cui ho lavorato, Roberto Montero. Roberto Bianchi Montero, Roberto perché in realtà si Bianchi chiamava Roberto Bianchi. e col figlio, Mario Bianchi. con Mario. Mario Bianchi, abbiamo fatto un film con Femi Benussi che si chiama La cameriera nera, che non ci hanno pagato. Alla fine, a Copia Campione, uscita la Copia Campione, c'era tutta la truppa schierata davanti alla produzione. Prendere con le mani così, lo ricordo, il fotografo che ci ha fatto la fotografia, tutta la truppa con le mani così, perché la Copia Campione è uscita circa 2 mesi e mezzo dopo la fine delle riprese, perché naturalmente non potevano andare avanti col montaggio perché c'erano, non avevano soldi, sempre le solite cose. Però i soldi ce l'hanno dati sempre, queste, Roberto Montero abbiamo fatto Bocche Calde, Bocche calde, era Almanziana, abbiamo con girato Agida Wilson, Agida forse. Wilson. La sorprendente eredità del tonto di mamma. Quello, con un'altra mia amica bellissima, che adesso credo che abbia quasi 60 anni, Patrizia Webley. Come no, Patrizia De Rossi. Patrizia Rossi, Patrizia Webley, la quale era una che gli dicevi: guarda Patrizia, c'è una scena un po'... che cosa mi devo mettere? Nuda? C'è problema, si Stava metteva bene, tra l'altro, nuda. tutta la truppa. Allora, come succedeva sempre, la truppa veniva allontanata Ah, nei teatri e c'ero io, l'operatore. l'operatore e il regista, e basta. Che Pochi poi fortunati. naturalmente, tutti i buchi dentro i trapanelli, c'è tutta la truppa che vedeva tutto, regolarmente. Poi quando usciamo, stop, tutti dentro, ah, questa faceva neanche in tempo, poveretta, a ricoprirsi, che c'era tutta la truppa sul coso, e poi facevamo, amori, ammappa questa, che bella, che tutto, i commenti se li puoi immaginare che roba Eh che era. beh. Niní Grassia, regista, che non ha mai girato una scena. Lui aveva sulla porta di casa Niní Grassia, regista cinematografico, televisivo e Eh teatrale. beh, si è fatto mancare E arrivava la mattina, mi faceva: Mauri, che facciamo? niente. Ma questo in tempi recenti. Questo nel 1979, a Napoli, La La pagella. Pagella, con Mario Trevi e Marc Porel. Marc Porel faceva il commissario di polizia, e il film l'abbiamo girato io, Gigi Ciccarese, che era il direttore della fotografia, e Sergio Carrone, che era lo sceneggiatore. Abbiamo girato in tre, perché Niní Grassia dal secondo giorno è stato cacciato dal produttore, che era un tipo di Aversa, che arrivava il sabato mattina e fa: uè guaglio, arrivano i soldi. Metteva sta borsa, apriva la borsa, tirava fuori un pistolone grosso così, lo poggiava Dai. vicino e dice: adesso fermi tutti. Quanto prendi tu? Lui faceva: dottore, io prendo 300.000 alla settimana, però ho fatto 5 ore di straordinario. Quanto è un'ora di straordinario? Allora diceva: sono 30.000 lire. Vabbè, 5, 5 per 3, 15, vabbè, famo 160, va, 10.000 lire te ne regalo io. E gli dava, cioè, tutti contenti, era un film incredibile. A Napoli siamo divertiti come dei pazzi a fare questo film, girato al Vesuvio. Ah, poi c'era un certo Marino, la scena in cui Mario Trevi porta il figlio alla gioielleria, che poi viene ammazzato, c'era bisogno di un'ambulanza. Ad ambulanza, ad ambulanza, ad ambulanza, ad ambulanza non arriva. Allora a un certo momento ho detto: vabbè, questo ragazzino, tutto con una cagazza di sangue, che ha sparato, trovami una barella. Lo tiriamo su con una barella, esce fuori La campo, sirena. la sirena, aaaah, e facciamo almeno l'ambulanza. All'ambulanza te la faccio avere io, perché i soldi dell'ambulanza se l'era intascati lui. E ci ha portato un modellino di quelli da grande così, dall'ambulanza. Cioè, questo lo metti in primo piano, sembra l'ambulanza vera. E questa era la nostra. Il livello era Il livello quello. era questo. Io non ho mai fatto l'avvocato, mai. Ho fatto il cinema. Al cinema mi sono divertito.